adesso bisogna prestazione, bisogna uscire da qui e la presentazione a supporto. Lo leggi? Sì. C'è il mouse se vuoi. Ora se la vuoi mettere in modalità presentazione ce la metti a seguire. Dovrebbe essere questa la modalità presentazione. Sì. No, forse ho sbagliato tutto. Metti. Segretario generale di Assoporti, l'Associazione dei Porti Italiani. Innanzitutto grazie all'Istituto per aver dato all'Associazione questa opportunità. Doverosamente anticipo i ringraziamenti del Presidente e di tutti i miei associati per questa considerazione che ci avete voluto dare. Mi intratterrò sul processo di riforma della legge di riferimento per la portualità e prima doverosamente una brevissima spiegazione di che cos'è Assoporti, chi è Assoporti. Assoporti è un soggetto di diritto privato, è un'associazione. La peculiarità è che i nostri associati sono di fatto tutti quanti enti pubblici. I principali associati sono le autorità portuali, 24 come è stato già detto da Alfredo, ma annoveriamo tra i nostri associati anche altre realtà, aziende speciali portuali delle camere di commercio, alcune delle camere di commercio di città portuali e storicamente l'Unione Camere. I compiti dell'associazione, gli scopi ovviamente la rappresentanza in Italia delle autorità portuali, ho specificato anche con l'agente contrattuale, nel senso il personale dipendente delle autorità portuali ha un contratto di lavoro che vede ovviamente come controparte sindacale le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori e come rappresentanza delle autorità portuali, quindi del datore di lavoro, solo delle autorità portuali, non anche degli altri associati. Cui ho fatto riferimento prima, anche questo compito no, è attribuito all'associazione, quindi sono io come presidente, ovviamente sottoscriviamo anche i contratti collettivi di lavoro. Gli scopi statutari, questo l'ho voluto mettere questa slide non tanto per l'ultima cosa che c'è nell'elenco, rappresentare unicamente le autorità portuali degli altri associati, perché questo direi è scontato in ogni associazione. E rappresentare gli associati, vorrei dire, alla slide precedente ho messo di evidenziare anche per aspetti specifici previsti dalla legge 84, perché la legge 84, cioè la legge di riferimento delle autorità portuali, quella che le ho istituite, ha attribuito alla rappresentanza unitaria delle autorità portuali, siamo ad oggi noi come Assoporti, anche alcuni compiti per intervenire in alcune procedure amministrative, cito a riferimento quelle per l'individuazione dei criteri delle tariffe dei servizi tecnico-nautici, poi con un accenno ci ritorniamo dopo. Ma ho voluto evidenziare tra gli scopi statutari i primi due sostanzialmente, perché sono questi quelli che mi interessano di più. Sì, siamo un soggetto privatistico, siamo un soggetto che associa degli enti pubblici e li rappresenta, ma siamo un soggetto che proprio espressamente tra i nostri scopi statutari ha quello di offrire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché è il nostro ministero di riferimento, e agli altri ministeri, ma ad ogni altro organismo della pubblica amministrazione, ogni utile consultazione in tema di politica dei porti, studiare e sostenere le questioni di ordine generale interessanti ai porti associati. Perché ho voluto evidenziare questi due punti, che tra l'altro sono tra i più rilevanti del nostro statuto? Perché evidentemente oggi credo che di essere qui anche in questa veste, credo che le attività che abbiamo svolto nel tempo, il confronto che abbiamo offerto, forse ne avremmo potuto offrire di più, dico la sincera verità, agli amici di Ispra, è proprio in questa linea. L'associazione si propone come un soggetto non soltanto direi sindacale, di difesa degli interessi dei propri associati, ma come un soggetto propositivo. E dal confronto propositivo e dal mettere a disposizione, questo più per le altre amministrazioni, per gli altri organismi della pubblica amministrazione rispetto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche le conoscenze specialistiche, un
una conoscenza di dentro del nostro settore del quale frequentemente è difficile cogliere le peculiarità. Proseguo. Ho esaurito la parte, diciamo, di presentazione dell'associazione, soltanto questa slide per spiegarvi come è strutturato l'intervento. Determinazione del concetto di porto. Ora, so benissimo di avere a che fare con un pubblico che ha ben presente che cos'è un porto, però vorrei evidenziarne, voglio dedicare un po' di spazio proprio per evidenziare il fatto, e ci verremo ovviamente più avanti nel prosieguo un pochino più in dettaglio, che il concetto di porto è un concetto che è più facile capirlo percettivamente, ma è difficile riuscire ad inquadrare in tutte le sue diverse sfaccettature, mentre è sempre più complesso il concetto di porto, e questo evidentemente ha anche delle implicazioni anche sull'ambiente. Poi vedremo rapidamente il modello di amministrazione di porto quale è oggi nella legge attuale che governa la portualità, la legge 84 del 1994, poi un accenno a quello che dovrebbe essere invece il cuore, il piano strategico nazionale della portualità e della logistica, come questo documento, che è un documento strategico, quindi non è un atto normativo, disegna il modello, il nuovo modello di governance dei porti, quindi come prevede venga riformata rivista il modello che è oggi incentrato sulle autorità portuali, e altri due, un passaggio successivo che è quello attraverso il quale poi effettivamente si riesce a tradursi, prevede di tradurre, o si tradurrà a brevissimo termine, in concreto questa previsione di un nuovo modello di governance che è la legge Madia, che è una legge che evidentemente non ha riguardo soltanto la portualità, ma riguarda più che altro, come ben sapete, il complesso della pubblica amministrazione. Un breve accenno, se c'è il tempo me lo consentirà, se sarò sufficientemente breve, a un aspetto che evidentemente credo è di priorità di interesse dell'Istituto, piano strategico nazionale della portualità, della logistica e ambiente, perché come posso anticipare non esiste una legislazione ambientale specificamente riferita ai porti, e questo credo che sia uno degli aspetti che per certi versi rende il più complesso l'approccio alle tematiche portuali in porto. Proviamo a delimitare questo il concetto di porti. I porti nell'ordinamento nazionale, dico che non è una realtà esattamente definita un porto. Che cos'è? Beh, è qualche cosa che sta in via di mezzo tra un bene naturale e un complesso di opere. Bene naturale, perché? Se prendiamo, non l'ho citato, il codice civile, l'articolo 822, piuttosto che il codice della navigazione, include il porto in un'elencazione di altri beni appartenenti al pubblico demanio marittimo. Il porto, l'unica cosa certa è che è un bene demaniale. Poi sta insieme alle spiagge, le rade, le lagune, le foci di fiumi che sbucano in mare, eccetera. Però non è soltanto un bene naturale, non è soltanto uno spazio, sì, specchi acque, naturale conformazione della costa che consente il riparo delle navi. È anche un complesso di opere, ed è storicamente un complesso di opere. La prima norma, direi post-unitaria, sull'ordinamento dei porti, è questo testo, un regio decreto del 2 aprile 1885, non è sbagliata la data, che era, si occupava di porti in modo, raccogliendo tra l'altro una normazione, in un testo unico infatti, una normazione addirittura risalente al 1865, 20 anni prima, e testo unico che legge i porti dal punto di vista a cui interessava al legislatore effettivamente, come complesso di opere, e infatti questo testo unico individuava le opere che riguardano i porti. Va detto che questo approccio a una visione del porto come complesso di opere è un approccio che è ancora attualissimo. La legge 84 del 94 tra l'altro va a rielencare con un aggiustamento rispetto al testo unico del 1885 quelle che sono le opere di grande infrastrutturazione. Già questo, vorrei dire, ci dice che purtroppo il legislatore qualche volta è stato un po' frettoloso, perché se sono le opere di grande infrastrutturazione le altre rimangono per differenza, sì, però ecco, forse un approccio un po' più meditato non avrebbe creato qualche difficoltà come effettivamente poi c'è stata nella prassi. Ma non è se è vero che non esiste una definizione di porto nell'ordinamento nazionale, di fatto ne abbiamo importate alcune definizioni dall'ordinamento comunitario, anche se ne abbiamo importate direi da direttive,
le direttive vanno evidentemente adattate dalle norme di livello comunitario, sono le norme che non hanno come destinatari, differentemente dai regolamenti, la generalità dei soggetti dell'ordinamento comunitario, ma hanno dei destinatari specifici, normalmente sono i singoli stati membri. E noi le abbiamo importate peraltro così come erano scritte in queste due diverse direttive comunitarie. L'unica cosa che voglio, cioè due cose voglio evidenziare. Anche in questo caso entrambe le definizioni mettono in evidenza il fatto che stiamo parlando di uno spazio fisico, quindi di un ambiente naturale, munito di installazioni in un caso, l'altro caso addirittura è più esplicito, luogo area geografica in cui siano state apportate migliorie o aggiunte attrezzature, ovviamente con la finalità di accogliere delle navi per effettuare delle operazioni, che chiamerei genericamente operazioni commerciali, di carico e scarico delle merci. Il concetto di porto, peraltro, se è vero che lo abbiamo anche importato dall'ordinamento comunitario attraverso quelle due definizioni, che ripeto non sono identiche, tra l'altro una, scusate, non volevo ritornarci, una è la definizione che è data proprio dalla direttiva comunitaria relativa agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti, quindi mi è parso significativo richiamarla proprio nel momento in cui insomma, oggi state presentando un lavoro che a questo argomento si riferisce. L'ordinamento comunitario non li ridefinisce in corso di recente, ma di fatto se andiamo a leggere, tra l'altro anche come si sono evolute nel tempo, le norme comunitarie sulle reti di trasporto transeuropee, sostanzialmente ci consente di ancor meglio definire un porto. Il bello è che ci consente di definirlo ancor meglio aggiungendo sempre degli elementi, perché seguendo l'evoluzione delle diverse norme che si sono succedute per disegnare la rete TEN di trasporto e gli orientamenti di sviluppo di questa rete TEN, sostanzialmente che cosa emerge? Il porto è innanzitutto un nodo della rete trasportistica, logistica, un terminale di corridoio, perché la rete transeuropea si articola anche in corridoi, che non sta a significare corridoio stradale, corridoio ferroviario, sono delle direttrici di traffico, è anche un punto di accesso e di partenza delle relazioni extra-UE, quindi evidentemente un elemento essenziale per quel che riguarda anche l'apertura dell'Unione Europea verso l'esterno, oltre che interno. Sono dei nodi al servizio di sistemi produttivi e di consumo, sono dei terminali della rete delle autostrade del mare, perché tra l'altro uno degli architravi della rete di trasporto transeuropeo, della rete di TEN, sono le autostrade del mare, intendendosi come autostrade del mare, ma credo che qualcun altro forse dopo lo spiegherà ancora meglio più in dettaglio di me, le autostrade del mare sono uno degli architravi della rete di trasporto transeuropeo, intendendosi come autostrade del mare quei collegamenti che servono anzitutto a superare le strozzature fisiche, prima di tutto, della rete. E quindi penso ad esempio, per quel che riguarda l'Italia, alla catena alpina, che costituisce evidentemente una strozzatura. E sono anche, e questo ci tengo ad evidenziarlo perché questo è un aspetto molto importante per l'Italia, sono evidentemente dei nodi anche a servizio della continuità territoriale delle aree separate dal mare. Ho provato a fare una sintesi, ho avuto questa ambizione. Allora, proviamo a definirlo, che cosa importa? Un nodo della rete logistica costituito da beni naturali, da un complesso di opere, e questo vorrei mettere un aspetto e mi soffermerò un attimo a parlare senza illustrare slide, nel quale molteplici soggetti imprenditoriali ed autoritativi concorrono al svolgimento di attività e servizi funzionali all'ottimizzazione dell'interfaccia tra modalità di trasporto diverse lungo una catena logistica complessa. Cioè è un sistema complesso di imprese e di soggetti autoritativi e amministrativi. Perché dico che è un sistema complesso di imprese e di soggetti autoritativi? Perché se, come abbiamo detto, ma un porto che cos'è? Un posto dove arrivano le navi, si imbarcano e si sbarcano delle merci o imbarcano e sbarcano dei passeggeri. Questo, che sembra una cosa tanto semplice, intuitiva, percettivamente molto chiara, è possibile soltanto perché ci sono tutto un numero di soggetti che spesso sfuggono e che non ci consentono, quindi, se non li andiamo a vedere uno per uno, di capire quanto è complesso effettivamente. Provo a farlo con un esempio, l'ammiraglio mi seguirà e ovviamente poi mi dirà ma ti sei dimenticato di... Però provo
e questo del, per dare il senso di quanto vorrei dire, è forse ancora più complesso della visione che riesco a rendere con queste parole. Una nave arriva in porto, si presenta in prossimità dell'imboccatura, quasi sempre, quasi ovunque ci sarà un soggetto che si chiama il pilota, il quale dovrà salire a bordo della nave e dare delle indicazioni alla nave per proseguire in sicurezza all'ingresso in porto. Molto probabilmente in alcuni casi ci sarà anche un rimorchiatore che si dovrà accostare alla nave, prendere un cavo, magari soltanto assisterlo per evitare che nell'area portuale, in un ambito ristretto, la nave rischi di procurare dei danni ad altre navi o alle opere portuali. Poi ci sarà qualcuno che dovrà agganciare, diciamo così, la nave alla banchina, un ormeggiatore. Ci sarà un agente marittimo il quale avrà organizzato a terra l'intervento di tutti questi operatori, questi soggetti. Ci saranno anche sicuramente o delle persone che dovranno posizionare delle attrezzature per far scendere i passeggeri e o delle imprese che dovranno imbarcare e sbarcare la merce e poi depositarla a piazzale se è una merce, instradare i passeggeri per... ne ho elencati soltanto alcuni. Questi, vorrei dire, l'impresa che scarica le merci può gestire completamente il ciclo dal sottoparanco fino a piazzale, oppure possono essere diverse imprese che si organizzano in modo integrato tra loro. Tutto questo attiva tutta una serie di soggetti pubblici, di pubbliche amministrazioni, l'autorità marittima, la capitaneria di porto dovrà dare una serie di autorizzazioni, ad esempio i servizi tecnico-nautici, pilotaggio, ormeggio, rimorchio, l'autorità portuale dovrà dare alcune autorizzazioni o dovrà assegnare alcuni spazi a terra per depositare le merci. Ci sarà magari necessità di un intervento di un soggetto specialistico, un chimico di porto, perché magari stiamo manovrando delle merci pericolose, quindi bisognerà fare degli accertamenti sulla nave o sulla merce per capire esattamente dove essere posizionata. Non ho elencato soltanto una parte dei soggetti, dico bene, me ne sono dimenticati molti, però spero di aver reso conto della complessità di questa realtà. Ripeto, tra l'altro imprese particolari, in alcuni casi sono delle imprese sulle quali la pubblica amministrazione svolge un controllo penetrante. I servizi tecnico-nautici sono regolati rigidamente dal codice della navigazione. E addirittura vorrei dire si definiscono in modo particolare, una curiosità storica, i piloti sono organizzati in un porto in corporazione, sì, poi allora preferiscono oggi farsi chiamare corpo piloti perché sembra più attuale, però vorrei dire questo dà il senso di quanto, vorrei dire, è un ordinamento complesso e regolato da norme che hanno anche una radice storica molto lontana. Rapidamente vengo proprio per illustrare quanto è importante, quanto è complesso, ma anche quanto pesano i porti nel nostro sistema in genere, ma ovviamente io mi soffermo sul sistema italiano, perché sono importanti i porti. Questa è una tabella con l'andamento dei traffici, cioè dei quantitativi di merci imbarcate e sbarcate nei porti nazionali. E non siamo fortunatamente, diciamo, negli ultimi 10 anni mai scesi sotto i 400-450 milioni in un anno, solo nel 2009. Siamo scesi sotto i 450 milioni di tonnellate di merci imbarcate e sbarcate, e sto parlando in questo caso soltanto dei porti amministrati dalle autorità portuali, poi vediamo quanti sono e quali sono. Devo dire per onestà i dati statistici, se andate a leggere i dati delle autorità portuali che noi esponiamo nel nostro sito, non troverete coincidenza con i dati dell'Istat. Beh, qui è un problema, vuol dire, non c'è qualcuno che è più bravo dell'altro. Evidentemente se cambia il modello di redazione cambia i dati, questo è un elemento al quale che non possiamo ignorare. Qui soltanto vorrei evidenziare di questo dato sulle merci imbarcate e sbarcate, evidentemente, due aspetti, evidentemente stiamo contando due volte le merci in cabotaggio nazionale, nel senso la conto tanto all'imbarco quanto allo sbarco, questo è palese. Ma al di là di questo evidenzierei, mi sembra più importante, un altro aspetto, una sostanziale stabilità, anzi nel lungo periodo una decrescita della componente di rifiuti liquidi, petrolio, prodotti petrolchimici e simili, una diminuzione anche delle rifiuti solide, carbone, rottami ferrosi, eccetera, una crescita, tanto che non particolarmente significativa, della componente altre merci varie in genere. Evidentemente questa
la modifica del mix dipende anche da quello che è la modifica del sistema produttivo nazionale, perché i porti sono anzitutto al servizio del sistema paese e del suo complesso. Questa è una tavola che riguarda il movimento passeggeri, perché è importantissima la componente di movimento passeggeri. Pensiamo, prima ho citato la finzione sostanzialmente, che è anche una delle componenti evidenziate con cui ha considerazione l'Unione Europea nel delineare sono quelli che sono gli indirizzi delle reti TEN, la componente del traffico passeggeri. Decrescita nel complesso, sì, evidentemente. I fattori che hanno inciso su questo sono differenziati, uno per tutti, l'incremento del trasporto aereo, perché il traffico passeggeri poi potremmo andare a suddividerlo. Al di là di questa divisione tra passeggeri, pure e croceristi, dove notiamo tra l'altro che anche in anni di profondissima crisi economica la componente dei croceristi è non solo rimasta stabile, ma in alcuni casi addirittura è cresciuta, notiamo che invece quello che diminuisce è il numero dei passeggeri, perché beh, certo, la componente di altri passeggeri sì, in molti casi sono collegamenti quasi direi urbani. Pensiamo alle isole del Golfo di Napoli, lo dico sempre perché lo conosco direttamente, quell'area, lì ci sono dei collegamenti quotidiani, cioè gente che vive a Napoli e lavora a Capri piuttosto che viceversa, e quindi c'è quella componente. La componente turistica, lì certo non c'è alternativa al trasporto marittimo, ma ad esempio se penso alle isole più lontane, immagino la Sardegna, in alcuni casi il trasporto aereo oggi è una modalità molto più conveniente rispetto che in passato, quindi ha inciso, e poi evidentemente ha inciso la crisi economica, perché la spesa per turismo evidentemente è una delle componenti che le famiglie vanno a tagliare ai noi prima. Questa slide per certi versi rende forse ancora meglio quella che è l'importanza dei porti in assoluto, perché mentre prima abbiamo parlato di tutti i dati interni al sistema, qui stiamo parlando di un dato che è verso l'esterno, qui stiamo parlando di import-export. Ancorché diminuito, e questo è evidentemente, palesemente addebitabile a quello che è l'andamento dell'economia in genere, ma direi anche a livello mondiale, perché il dato peggiore nel 2009, una crisi che comincia nel 2007-2008, ovviamente nel 2009 l'ascoltiamo come impatto sull'infrastruttura di servizio, e non scendiamo mai al di sotto dei 200 milioni di tonnellate, 230 milioni di tonnellate imbarcate e sbarcate complessivamente in import e export, e questi sono contati una volta sola. Ovviamente la componente dell'import è maggiore rispetto all'export, anche se il differenziale un pochino va diminuendo nel tempo, anzi nel lungo periodo direi che è diminuito anche in modo significativo, perché continuiamo ad essere un paese che non ha materie prime e quindi trasforma. Io ho messo un'altra tavola soltanto perché la tavola sul movimento dei contenitori. I contenitori insomma sono quelle grandi scatole di lunghezze diciamo standardizzate, 20 piedi o 40 piedi, quindi un 40 si conta 2 unità TEU, quindi sono 2 da 20. Perché ho messo questa tavola? Perché frequentemente, e anzi aggiungo troppo frequentemente, i contenitori vengono considerati come il termometro del buon andamento di un porto. Non è così, è così ma in parte, nel senso evidentemente i contenitori sono a maggior ragione oggi in cui c'è un eccesso di offerta di navi, e in particolare di navi portacontenitori, e di navi portacontenitori sempre più grandi, e i container servono per trasportare le merci sulle lunghissime distanze, poi ovviamente vanno distribuite, quindi ci saranno le navi più piccole che le distribuiscono. La grande direttrice oramai è quella tra marittima a scala mondiale, è la direttrice tra l'Europa e l'Estremo Oriente, e lì ci sono molte linee e molti traffici fatti sono attraverso navi portacontenitori in contenitori. E quindi questo, poi tra l'altro mi indice che in tutto il mondo è facile, si conta così dappertutto, quindi per fare delle comparazioni va bene, però consideriamo che se in Italia il traffico di contenitori pesa sul complessivo traffico delle merci imbarcate e sbarcate un 30% circa, se ben ricordo,
Dal punto di vista per le quelli che riguarda le merci, questi sono un numero di contenitori, quindi ci sono anche i quote. A livello mondiale sostanzialmente in contenitori si trasporta qualcosa che sta intorno, non va oltre il 25% delle merci trasportate. Questo lo dico perché, ecco, frequentemente e sempre di più poi si assume soltanto l'indice dei contenitori trasportati per valutare per valutare un porto e l'andamento anche dell'economia marittima, che però, ripeto, così purtroppo perché è molto più complesso poi la lettura dei fenomeni e dell'andamento delle attività marittime. Perché la portualità è anche importante? Beh, è importante, un accenno l'ha fatto il direttore dell'ISPRA in premessa e Alfredo Leonardi non ci si è soffermato, io un pochino mi ci devo soffermare. La portualità è una componente essenziale del cluster marittimo portuale. Il cluster marittimo portuale italiano, intendendosi come cluster l'insieme di tutte le attività industriali, di servizio legate al trasporto marittimo, i quali hanno proprio uno degli elementi essenziali, il fulcro nella portualità. Le attività del cluster marittimo, e cito una ricerca che è della Federazione del Mare, un'associazione di associazioni delle quali anche noi facciamo parte, curata peraltro dal Censis, quindi sì, è sicuramente una fonte di parte, ma con una redatta, con una metodologia direi consolidata da un qualificato istituto di ricerca che da anni fa questi approfondimenti. Oramai siamo quinta sesta edizione di questo studio sull'economia marittima. L'economia marittima in Italia genera un contributo al PIL del 2,03%, può sembrare un piccolo numero, ma è molto di più di altri comparti produttivi importanti in Italia. Complessivamente l'economia marittima occupa quasi 170.000 unità lavorative dirette. E poi queste altre due grandezze che nello studio sono definite dal Censis moltiplicatore, ogni euro di domanda aggiuntiva attiva 2,55 euro nel complesso dell'economia italiana, ogni unità di lavoro aggiuntiva comporta la creazione di ulteriori 1,76 unità di lavoro nell'insieme del paese. Ho omesso, nella fretta di preparare le slide, di citare il dato che riguarda invece più strettamente l'aspetto portuale. La componente portuale, intendendosi per componente portuale l'attività espressamente e specificamente relative al porto e le attività anche amministrative che si svolgono in porto, quindi per esempio il PIL generale, la componente di PIL generato dalle autorità portuali e il moltiplicatore del PIL, il moltiplicatore delle unità di lavoro generato dalla componente strettamente portuale, quindi trascurando la componente trasporto eccetera, è significativo perché è una parte maggioritaria di questo 2,3%. Addirittura, il dato mi permetto soltanto di guardarlo, non vi leggerò pagine, ma soltanto per citare il dato, il moltiplicatore delle autorità portuali è, il moltiplicatore della produzione è sensibilmente più alto di questo 2,03, è il 2,64. Il moltiplicatore dell'occupazione è addirittura intorno a sì, 10,44. Ogni unità di lavoro in più nelle autorità portuali genera sostanzialmente nel sistema paese 10 unità di lavoro. Certo, questo perché poi uno dei compiti delle autorità portuali è anche quello di investire. Aggiungo quando ci sono le risorse, perché questo doverosamente va detto. Infatti questi numeri risultano che sono stimati calcolati su dati al 2013, risultano, va detto per onestà, inferiori a quelle che erano le percentuali e i moltiplicatori dei versioni precedenti dello studio fatte in anni addietro, perché anche qui evidentemente la crisi economica ha giocato e ha giocato significativamente. I porti, come ho detto all'inizio, nel tentare di definire questo concetto, sono un bene naturale, eccetera, catalogato tra i beni demaniali, questo era scritto, forse non l'ho detto. Beni demaniali quindi di proprietà dello Stato, lo Stato in quanto proprietario ne cura in linea generale l'amministrazione. L'amministrazione sostanzialmente per lunghissimo tempo e per la gran parte dei porti è stata curata direttamente dallo Stato attraverso
proprio la propria emanazione periferica attraverso il nelle varie periferie attraverso il corpo delle capitanerie di provincia. Sì, è vero, precedentemente esistevano anche degli enti particolari autonomi che in alcuni grandi porti, molto pochi, erano 8 soltanto allora, avevano dei compiti che erano di amministrazione, ma non solo di amministrazione. Diciamo che sostanzialmente dal 1994 lo Stato proprietario del bene porto ne cura l'amministrazione nei principali porti nazionali attraverso le autorità portuali. Ho detto nei principali porti, quindi quanti? La legge 84 del 94 ha istituito 18 autorità portuali, sono tutte quelle indicate in eretto, spero si vedano chiaramente, ancora vari pendici eccetera. La stessa legge prevedeva la possibilità di istituire a decorrere dall'anno successivo di entrata in vigore delle ulteriori autorità portuali e le chiamava per nome, cioè si possono istituire altre autorità portuali nei porti di Olbia, Piombino, a Salerno se si verificano determinate condizioni, cioè se si sono rilevati nei 3 anni precedenti un movimento di traffico al netto delle rinfuse liquide pari a 3 milioni di tonnellate. Queste condizioni effettivamente vennero verificate, successivamente quindi vennero istituite le autorità portuali di Olbia, Piombino e Salerno e nel tempo, anche in virtù di alcune modifiche apportate alla legge che modificavano i criteri di istituzione o sono state piuttosto istituite per legge, sono aggiunte le autorità portuali di Augusta, di Gioia Tauro, di Manfredonia, non cito perché non c'è più l'autorità portuale di Trapani che venne istituita e venne soppressa perché la legge prevede anche l'ipotesi di soppressione. Che cosa fanno questi enti? Indirizzo, programmazione, coordinamento, manutenzione delle parti comuni, predisposizione di piani di assetto, o elaborano il piano, una nuova responsabilità dell'elaborazione del piano regolatore e di un piano invece che è più operativo, che è triennale, ma deve essere aggiornato costantemente, amministrano il bene demaniale, rilasciano le concessioni, rilasciano le autorizzazioni a soggetti che debbono operare in porto, tutti quei diversi soggetti che abbiamo individuato prima. Non entro nel dettaglio della distinzione tra la concessione, chi è autorizzato, dove viene iscritto, mi sembra superfluo, non è questo l'obiettivo neanche di questa presentazione. Questo però lo specifico, le autorità portuali quindi sono degli enti di amministrazione, non hanno un compito di gestire materialmente le attività, queste sono affidate attraverso l'istituto della concessione, dell'autorizzazione, eccetera, dei soggetti privati che sono una parte di quei soggetti che prima elencato, anzi nella slide, ma la lascio per memoria per chi poi volesse approfondire, a disposizione tra l'altro in qualsiasi momento per confrontarci, per chi volesse farlo, cito anche le norme principali della legge che regolano le attività, chiamiamo core, carico, scarico, eccetera. Qui altri compiti delle autorità portuali, ovviamente mantenimento dei fondali, poi aggiungo, di fatto le autorità portuali hanno sempre anche curato l'infrastrutturazione, ovviamente con risorse, in parte con risorse proprie, per la gran parte con risorse trasferite dallo Stato. Tutta una serie di altre attività, ho voluto citare evidentemente, il ritiro di rifiuto a bordo delle navi o presso i concessionari, questi anche sono affidati mediante, in concessione mediante gara pubblica. Che cos'è l'autorità portuale? È un ente pubblico non economico perché, come abbiamo visto, come ho detto, regola, non opera, vigilato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ho scritto per alcuni aspetti dal MEF. Poi, in vero, più che vigilato dal MEF, va detto che è vigilato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alcuni atti sono sottoposti all'approvazione, diciamo, congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e prima tra tutti il bilancio, la variazione di bilancio, eccetera. Lo dico perché poi vorrei dire, arriveremo alla conclusione che come verrà fatta la riforma delle autorità portuali attraverso una norma che riguarda la pubblica amministrazione. Le autorità portuali sono degli enti che hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, se no vengono commissariati. Oggi ci sono molti commissari a capo delle autorità portuali, nessuno è stato insediato in quella carica a motivo di uno squilibrio nel bilancio delle autorità portuali, altre sono le motivazioni. Ho scritto a caratteristica di ente partecipato perché anche su questo interverrà il legislatore, anzi il governo su delega del Parlamento. Un ente partecipato in che senso? Un ente partecipato nel senso che molte delle, cioè gli organi preposti alle autorità portuali, posti a capo delle autorità portuali, sono degli organi che o per il processo di formazione o per la loro composizione nascono anche attraverso la partecipazione dei soggetti
di soggetti tipo di operatori, tipo un'altra amministrazione. Mi semplifico, il presidente dell'autorità portuale oggi è nominato al culmine di un processo, a conclusione di un processo che vede la proposta di Trenti, comune, provincia e camera di commercio. C'è un nominativo individuato dal ministro, ci deve essere intesa con la regione, e poi il provvedimento approvato di nomina è fatto con un atto del ministro. Evidentemente qui c'è un concorso di diversi soggetti. Meglio mi sento, ancor più posso dire che è partecipato senza tema di essere smentito, se vado a vedere qual è la composizione dell'organo del comitato portuale. Nel comitato portuale mi pare che ordinariamente i componenti debbano essere 23, ora potrei anche sbagliare, ma ci sono 6 rappresentanti dei lavoratori, eletti tra i lavoratori delle imprese, e 5 più 1 eletto dai dipendenti delle autorità portuali. Ci sono 6 rappresentanti di categorie di imprese, imprese che effettuano imbarco e sbarco, impresa ferroviaria, altre categorie. Rappresentanti di amministrazione, comunque regione, comunque provincia, camera di commercio, eccetera. Evidentemente è partecipato anche nella decisione. Al comitato portuale competono tutta una serie di decisioni essenziali. Deve deliberare su atti tipo rilasciare le concessioni di maggiore durata, ma anche quindi di breve durata. È evidente che è un modello di partecipazione, di un modello di amministrazione alquanto peculiare nel nostro ordinamento. Non ne ravvedo altri. Torniamo un passato un attimo indietro. 1994 la legge che ha 84, effettivamente devo dire, va detto ex post, ma sono i numeri che lo dimostrerebbero, che possono dimostrarlo. L'istituzione delle autorità portuali, ma non soltanto l'istituzione delle autorità portuali, una riforma che sostanzialmente ha individuato un organismo di governo ancorché partecipato e l'affidamento ai privati di una serie di attività economiche, ha generato dei benefici effetti che riguarda la portualità. Nel breve arco di tempo che va tra il 1996-97 e i primi anni del 2000, la portualità italiana è cresciuta significativamente, ha recuperato importanti quote di traffico, addirittura è cresciuta per alcuni anni in misura maggiore della crescita che hanno avuto quelli che sono il naturale riferimento costante, direi, riferimento della portualità italiana, cioè i porti del nord Europa. Ci sono alcuni anni che siamo cresciuti di più. Poi sì, effettivamente questa crescita ha accusato un rallentamento, vere flessioni non ve ne sono state in tutta la prima parte degli anni 2000. Ci sono stati dei rallentamenti, questo sì, chiaramente delle crescite anche a macchia di leopardo, il sistema insieme cresceva, alcune realtà magari nuove in alcuni anni. Beh, a cosa è dovuto? Le motivazioni sono diverse, evidentemente sicuramente qualche cosa era forse anche addebitabile alla portualità, al porto in sé per sé. Forse uno degli aspetti che va considerato è che anche poco i porti erano in grado, ma non per incapacità loro, ma anche per mancanza di una visione strategica complessiva, quindi evidentemente complessiva a livello nazionale, di indirizzare la loro crescita in un modo razionale, coordinato verso l'allargamento di quelli che sono i naturali bacini. Un po' di crescita siamo un retroterra al quale può offrire un servizio, e il retroterra italiano è un sistema industriale nazionale, ma se ci limitiamo soltanto al sistema nazionale è poca cosa, abbiamo necessità quindi per crescere di allargare anche quello la capacità di penetrazione, dobbiamo quindi andare oltre, quindi le potenzialità ci sono. Su questo fronte è chiaro che non dipende tanto dalle autorità portuali, dipende dal sistema logistico nazionale, dalle scelte fatte a questo riguardo, e quindi questa crescita è rallentata, un pochino dipesa anche dalla carenza di risorse, un pochino dipesa anche dal fatto che poi evidentemente in alcuni casi proprio le risorse sono state bloccate, abbiamo avuto, credo che tutti gli enti pubblici lo sanno, l'hanno vissuto, l'ha vissuto chi lavora all'interno degli enti pubblici, il contenimento della spesa necessario per i libri più alti ha portato anche in alcuni casi a bloccare o a comprimere la spesa per investimenti. Quindi si è attivato un dibattito sull'ipotesi di revisione della legge 84, che è durato, io qui ho scritto 12 anni, devo dire la sincera verità, 12 anni se prendo riferimento degli atti ufficiali pubblici,
cito qua due indagini della Camera e l'altra del Senato, sostanzialmente coerenti. Ma per curiosità, andando a riguardare un pochino indietro per buttare giù queste slide, mi ricordo, ho trovato un documento della nostra associazione che è del 2002, abbiamo cominciato a ragionare di ipotesi di riforma nel 2000. Vi salto tutto quello che c'è in mezzo tra il 2002 e il 2008, questo forse è un errore, perché sì, no, il 2008 è l'inizio della quindicesima legislatura. Nella quindicesima legislatura effettivamente il Parlamento si è cimentato ed è andato abbastanza avanti nella discussione di un disegno di legge, o meglio di diversi disegni di legge, che poi erano testi molto simili, di riforma dell'ordinamento portuale, cioè di riforma della legge 84. Sostanzialmente è arrivato però alla fine questo percorso soltanto dell'esame del primo ramo del Parlamento, di uno dei due rami del Parlamento, del Senato, infatti notate citato. L'11 novembre del 2012 ha licenziato, ha approvato un testo di riforma della legge 84, passato alla Camera, di lì a poco la Camera, ovviamente si è presi i suoi tempi, ci mancherebbe altro, ma non si è mai chiuso questo percorso. Ah sì, sono rapido, mi dicono che deve essere rapido, scusate, mi sono rubato troppo tempo per la prima parte. Non si è chiuso questo processo. Successivamente, in base alla legge del 2014, però il governo ha adottato la scelta di elaborare un disegno strategico, quel disegno strategico di cui ho detto mancava probabilmente, che mancava, e quindi probabilmente è un'interpretazione abbastanza fondata, credo, di guidare la crescita della portualità. Con la cosiddetta decreto legge sblocca Italia è prevista l'elaborazione di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica. È stato redatto in tempi relativamente brevi, concluso sostanzialmente nel 2015, ancorché approvato in via definitiva, acquisiti tutti i pareri, di fatto nel 2015 avanzato, che prevede questo piano strategico finalizzato alla ripresa economica, come strumento attivo di politica euro-mediterranea per lo sviluppo, per la promozione anche della sostenibilità, e questo è un aspetto che ci tenevo. Il piano strategico nazionale disegna, tra l'altro è un lavoro molto ricco, contiene molte notizie, abbastanza precise, devo dire la sincera verità, non c'è qualche 10 obiettivi, mi soffermo soltanto su uno, che è quello più importante: attualizzazione della governance del sistema mare. Prevede sostanzialmente di riformare il sistema delle autorità portuali, delineando una nuova governance che avrà, secondo il piano strategico, questa struttura. Chiaramente c'è il Ministero come riferimento, la Direzione Generale della Portualità e della Logistica, lo chiamo, e l'istituzione di autorità di sistema portuali, la DSP, le quali non avranno più quella forma di ente, quella natura di ente partecipato, perché nel comitato di gestione ci saranno soltanto pochissimi soggetti, rappresentanze di entità pubbliche, un presidente di nomina ministeriale, ancorché di intesa con la regione, nominato, e dei membri nominati o dalla regione, eventualmente dalle città metropolitane. E perché troviamo sotto un'ipotesi di diverse N, addirittura siamo arrivati a direzioni portuali? Perché le future autorità di sistema portuale, come delineate nel piano strategico nazionale, si prevede che accorpino diverse autorità portuali. Passeremo da 24 autorità portuali a 15 autorità di sistema portuale. Perché c'è una slide in mezzo? Perché come ci passiamo? Ovviamente il piano, come ho detto, è un documento di indirizzo, ma non è un atto normativo. Quindi prevede che attraverso diversi atti, che alcuni avranno natura amministrativa, potrebbe bastare addirittura un decreto ministeriale, si interverrà su determinati aspetti. In altri casi, evidentemente, dobbiamo modificare una norma, dovremo intervenire con una legge. Quale strada si è scelta? Il sistema più rapido non era ritornare, secondo il governo, ritornare in Parlamento anche con una proposta un disegno di legge governativa, ma si è scelta l'opportunità data dalla, che è un'opportunità ma anche un limite, dico onestamente, di andare a percorrere la via di utilizzare lo strumento della legge delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. E quindi l'articolo 8 prevede la delega del governo per riorganizzare, tra l'altro, anche le autorità portuali, in particolare con riferimento al numero, ed ecco perché prima avevamo nel piano di coerenza con quello che diceva il piano, nonché alla governance, tenendo conto del ruolo delle regioni, avendo come obiettivo la semplificazione e l'unificazione delle procedure doganali amministrative in materia di porti. Effettivamente, per essere rapidi, questo è stato fatto. Il governo, sulla base di questa delega,
che ha una scadenza abbastanza ravvicinata, perché l'8 agosto scade la delega, salvo la possibilità, se si è a un certo punto di maturazione del processo, c'è un ulteriore margine di tempo, ha presentato alla fine del gennaio di quest'anno, ha approvato, diciamo in prima lettura, come il governo ha adottato uno schema di decreto legislativo i cui contenuti sono sostanzialmente questi e corrispondono direi abbastanza fedelmente a quelli che è il piano, i contenuti del piano, da 24 autorità portuali a 15 autorità di sistema portuali, i quali apporteranno più autorità portuali ma amministreranno un numero maggiore di porti, perché oggi sì, ad esempio alcune autorità portuali amministrano più porti, le autorità portuali Civecchia, la cito perché ce l'ho davanti, poi insomma è la realtà più vicina, e amministra il porto di Civecchia, diciamo sì, quello di verità. Un domani le autorità portuali, non cito quella di Civecchia perché sennò poi è una ripetizione, alcune autorità portuali accorperanno alcune autorità di sistema portuale accorperanno due autorità portuali o più. L'ipotesi è, l'ipotesi ovviamente, che ad esempio in Campania l'autorità di sistema portuale sarà il frutto dell'accorpamento di autorità portuali di Napoli e autorità portuali di Salerno, piuttosto che altre tipologie di accorpamento. E degli aspetti che infatti si sono stressati o comunque opportunamente valorizzati in questo schema di decreto legislativo sono quelli del coordinamento, quindi individuazione e della semplificazione, individuazione di sportelli unici amministrativi, individuazione di un sostanzialmente attribuzione allo sportello unico doganale di una delle funzioni uniche di controllo, perché uno dei limiti della portualità italiana è anche questa complicazione dei vari soggetti che intervengono, una semplificazione degli organi, questo l'abbiamo visto, una maggiore responsabilità in capo al Presidente e un momento di coordinamento nazionale, un tavolo nazionale di coordinamento delle autorità portuali. L'iter di perfezionamento la legge è abbastanza complesso, deve essere presentato, poi deve andare al parere della Commissione Paritetica delle Regioni, poi deve andare al parere delle Camere e deve andare al parere del Consiglio di Stato. A che punto siamo? 20 gennaio, deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è stato adottato lo schema di decreto legislativo, 31 marzo 2016 il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, ha espresso un parere subordinato al recepimento di alcune osservazioni, anzi di alcuni puntuali emendamenti. All'accoglimento di alcuni puntuali emendamenti. Non mi soffermo soltanto per evidenziare, 9 maggio 2016, parere del Consiglio di Stato. Oggi di fatto è stato trasmesso al Parlamento, dovrà essere esaminato dal Parlamento in base a quel che dice la legge, dalle commissioni di merito, dalla Commissione dei Trasporti di Camera e Senato, dalle commissioni competenti per i profili finanziari di Camera e Senato, dalla Commissione parlamentare, per la che è una commissione diciamo, interparlamentare, cioè tra composta di membri delle Camere, della Camera e del Senato, per la semplificazione, perché questo, lo ribadisco nuovamente, è un provvedimento attuativo della norma sulla semplificazione della pubblica amministrazione. Brevemente, così la chiudo qua, poi lascio gli aspetti ambientali, li trascuro e li abbandono all'amico che mi segue nella presentazione successiva. La conferenza unificata delle regioni, come ho detto, ha posto alcuni paletti e ha detto sì, l'approviamo subordinatamente all'accoglimento di alcuni emendamenti. Beh, il Consiglio di Stato, diciamo la sincera verità, in 42 pagine di parere, che ovviamente non riguardano soltanto questo, riguardano diversi aspetti, beh, su alcuni di questi emendamenti ha fatto delle osservazioni. Dice, ma che senso ha che le regioni abbiano proposto, ad esempio, 3 anni di possibile moratoria prima di accorpare due autorità portuali? Ha significato questo, effettivamente ha questa, piuttosto che ha fatto delle osservazioni anche abbastanza puntuali sulla necessità di coordinarsi, eh sì, ma di coordinarsi con che cosa? Con delle norme che sono ancora emergenti, quelle sulle concessioni piuttosto che altro. Dovendo andare a una sintesi per motivi di tempo, e mi scuso già con chi verrà dopo perché gli ho rubato un po' di spazio, chiaro, quando avevamo ipotizzato fare un intervento su questo argomento, la tempistica prevista è un pochettino diversa, forse ci saremmo dovuti arrivare a qualcosa di più definito. Oggi ancora non ci siamo, quindi mi posso limitare ad evidenziare che certo il Consiglio di Stato ha fatto alcune osservazioni che non vanno nel senso di bocciare lo schema di decreto legislativo, vanno direi tutte quante nel senso di il governo perfeziona alcune cose per essere più coerente con una normativa, con un sistema normativo che si va perfezionando sempre di più nel senso della trasparenza. Dell'affidamento tramite procedure di gara, pubblicistica, eccetera. Ma non ha bocciato questo disegno e credo di poter dire, senza violare nessun segreto, l'amministrazione, per la percezione che ho e per gli scontri che ho, sta lavorando nel senso di valorizzare, per quel che è meglio, o
opportuno e possibile per quel che è necessario, perché poi c'è anche qualche punto di scritto, dico, rispetto a quelle che sono le valutazioni tutte personali sul parere del Consiglio di Stato, ma di valorizzare quello che è il parere del Consiglio di Stato e quindi anche in parte quello che è il parere della Conferenza Unificata delle Regioni, che però tu pure, lo stesso Consiglio di Stato, dice no, guarda che è difficile accoglierle. Tempistica, beh, qui ci vorrebbe un attimo la palla di vetro, non è cosa mia, però vorrei dire che ragionevolmente, diciamo che prima dell'estate dovremmo avere il testo definitivo di riforma dell'ordinamento portuale e immagino subito dopo dovremmo cominciare a camminare secondo un sistema e delle norme nuove. Grazie. Vado all'ultima soltanto per grazie, perché le altre, sugli aspetti ambientali, se no ovviamente non avrei troppo tempo. Grazie.